tutto era iniziato che ti avevo fatto vedere una foto e poi da lì in poi, però, come sempre, hai contestualizzato te tutto l'aria e come arrivarci. C'era la foto di sta parete, alta verosimilmente un migliaio di metri, non ne avevamo idea, però era molto grande. Sapevamo che, vabbè, si trovava in una zona poco conosciuta della Patagonia, nel nord, quindi zone magari un po' meno battute dagli scalatori. E la particolarità di queste valli è che sono molto, hanno proprio la giungla intorno e da una parte c'è l'Oceano Pacifico in mezzo alle montagne e poi appunto questa immensa foresta che si chiama selva valdiviana, molto fitta, che rende ancora più complicato il raggiungerle. Eravamo arrivati giù appunto nel mese di febbraio e con un contatto che era Seba de la Cruz, che è uno scalatore argentino famoso, uno scalatore che ormai avrà sui 50 anni, e lui era già stato più volte in questa valle, nella valle del Rio Turbio. Quindi lui è stato un po' il nostro aiuto per farci entrare per la prima parte d'ingresso. Da Bariloce, vabbè, abbiamo preso i mezzi fino al Bolson, che è un'altra cittadina. Da lì, Aspetta, che mezzo era però? in mezzo era un furgone che quando mi sono messo a dormire, che ho appoggiato la testa, Siamo si apriva partiti alla la portiera. sera per evitare, non era assicurato sto mezzo. Per evitare i controlli. Andiamo alla sera, noi quattro, c'era anche suo figlio, un gatto, pick-up pieno di roba e il tutto appunto non era assicurato, quindi abbiamo viaggiato di notte E per davanti una macchina che doveva controllare se ci fossero state la polizia, perché non aveva l'assicurazione. con la portiera che doveva stava dato un pedalino, un cornino a Da mettere nel mettere piede sotto, sì. per fare in modo che non si aprisse la portiera mentre andavamo. Come ti senti? Una bomba. Poi da lì avevamo preso una barca. Una barca in realtà per turisti, Turistica, sì. sì, era piena. Lì Poi eravamo di ancora in là mezzo ai sì, turisti, non ti fondamentalmente. fai un giretto e poi inizia questa valle, però enorme, è lunga forse un centinaio di chilometri, una roba simile, che poi ovviamente si divide in più valli e la parete del Cerro Mariposa si trova in una di queste valli che è stata nominata Turbio 4. La valle si era praticamente alluvionata, allagata tutta e per questo era pieno di tronchi, alberi, di traverso ovunque. Il problema è che poi ci sarebbe riproposto al ritorno un mese dopo e non lo sapevamo ancora. Comunque, mille ritardi, dovevamo affidarci a questi gaucho che sono, diciamo, le unici persone che vivono fisse in questi posti. L'uno e un quarto dell'undicesimo giorno i gauchos hanno attraversato il fiume, però se ne sono andati, questo 3 ore fa, dicendo che tornavano dopo 2 ore
per portarci al di là del fiume. Non c'è traccia di gauchos. Con i cavalli abbiamo caricato il materiale e con Sebastian abbiamo iniziato a risalire la valle. Tra l'altro Paolino, la prima esperienza a cavallo è stata per me divertente. Per me è stata lì e non è stata divertente, perché appunto la prima cosa che abbiamo dovuto fare a cavallo è stato attraversare questo fiume enorme. Avevano già sopra tutti dei bagagli sul cavallo, quindi mi hanno messo sul cavallo bianco e mi hanno detto in spagnolo, che quindi non capivo neanche bene, che dovevo attraversare il fiume. Il cavallo andava e non sapevo né come farlo partire né nulla. Il cavallo è andato finché l'acqua gli è arrivata al collo. Il cavallo mi ha buttato giù dalla sua schiena e io me la sono fatta a nuoto con lo zaino fino all'altro lato della riva. Com'è stata l'esperienza a cavallo? Cavallo 1, Marazzi 0, Guado fallito. Finché arrivati a un certo punto eravamo, credo, più o meno a metà della valle o poco oltre. Ci hanno lasciato lì, ovviamente i cavalli non è che potevano proseguire per sempre. Noi, la nostra attrezzatura e il gaucho, quello più esperto, anziano, ci ha detto la strada è lì, andatevene. In realtà la strada ovviamente non c'era, ma il sentiero neanche. Comunque qualcuno c'era passato anni prima ed era ricresciuta tutta la foresta. Un po' di senso dell'orientamento, informazioni molto vaghe, quindi mi ricordo sta scena bellissima. Partiamo, ovviamente non potevamo fare un viaggio solo per portare tutto il materiale, quindi ci carichiamo il più possibile, verosimilmente avevamo 40 kg in spalla, proprio stavamo in piedi su terreno molto scomodo, immagino, no? Abbiamo camminato effettivamente un'ora abbondante, siamo arrivati che era buio. Quando abbiamo scoperto poi i giorni dopo quanto avevamo fatto in quell'ora, era in realtà tipo da qui a lì. Sì, qualche 200 metri. Muoversi era veramente complicato. Poi alla fine arriviamo sotto la parete, mi ricordo la prima volta, c'era appunto sta mezza giornata di bel tempo, solo per vederla siamo arrivati lì sotto, erano proprio due puntini minuscoli sotto sta parete, che è incredibile a dirsi, ma era proprio da verticale a strapiombante, veramente dal primo metro all'ultimo, anzi l'ultima parte, la seconda metà strapiombava per intero. E pochissimo fessurata, l'altro problema era quello. E soprattutto la prima parte, i primi 200-300 metri erano completamente lisci, tranne in due punti che avevano una specie di fessura che iniziava, era l'unico modo per partire. Una parete veramente impressionante. Oggi è il 3 marzo, siamo al lago della Mariposa, per la prima volta abbiamo visto la parete. La valle, quantomeno dal vento, era abbastanza riparata, però pioveva in una maniera allucinante. Pioveva tutti i giorni. Pioveva tutti i santi giorni e siamo stati per 3 settimane in questo piccolo riparo nel fondovalle. Il problema è che il fondovalle ovviamente era piatto e c'era questo, il torrente lì vicino. In un'ora abbiamo provato a vedere una spanna, tipo 20 o 30 centimetri in un'ora che si sollevava. Questo anche di notte, quindi era veramente a tratti una situazione veramente scomoda. Di fatto eravamo bloccati lì, quindi aspettavamo un momento di bel tempo, non più per scalare, ma per tornare a casa, anche perché poi il cibo e tutto quanto era veramente contato. Come si sente? Sta diluviando! Sì! Oggi è il 9, abbiamo ancora una settimana, ma è nevicato sulle pareti in modo inaspettato. Cioè un po' era aspettato, ma non così tanto. Non così tanto.
Però mi ricordo che c'era stato quasi alla fine, non mi ricordo chi è che stavano chiamando quell'anno per avere un po' di informazioni sul meteo, che ci avevano parlato appunto di una finestra di 3-4 sì, giorni, quindi gestibile, sì. Ed era veramente al limite con il nostro ritorno. Arriva il bel tempo, almeno sembrava così, e a quel punto eravamo a un bivio se decidere se tentare di scalare oppure tornare a casa direttamente. Questo perché uscire dalla valle, l'unico modo che avevamo era con questi canotti, ridiscendere il torrente. Oggi ha fatto brutto al mattino, ha piovuto, adesso è uscito il sole, abbiamo visto una nuova parete qua, più o meno sarà sui 1000 metri. Domani c'è un giorno di buono e proviamo a farla domani in giornata e vediamo come sarà. Abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo deciso di provare ad andare a scalare e sempre all'interno di questi 4 giorni riuscire anche a tornare a casa. E poi un po' prima dell'alba, era ancora buio, abbiamo iniziato a fare i primi tiri che già erano abbastanza complicati. Proprio dal primo all'ultimo metro mi ricordo che era tutto fradicio, quindi dove c'era da scalare si scalava, se c'era un friend da tirare, comunque la linea era in fessura, lo tiravamo. Stiamo salendo sulla via. Per ora è semplice, poi vediamo quando arriviamo sotto la parte ripida come sarà. Stavamo tagliando una cengia, appena mettiamo la testa di là oltre lo spigolo, in quel momento si stacca una scarica di pietre veramente impressionante. Sì, noi eravamo lì tranquilli, io mi ricordo che stavamo mangiando il cioccolato, io fumavo ancora, mi stavo facendo su una sigaretta. Si stacca sta scarica, noi avevamo proprio fatto così e ci ha investito proprio la polvere, tutte le schegge di sti sassi, ci siamo ritirati indietro e guardati un po' così e abbiamo detto va bene, andiamo avanti. Alla fine abbiamo trovato un giusto ritmo, sì, un giusto sistema. Proprio scalando. Era il periodo che ci allenavamo a scalare in velocità, quindi eravamo belli affiatati su quello, non c'era bisogno di parlarsi, il primo scalava, il secondo seguiva e andavamo veramente veloci. Poi piano piano è diventato buio. E mi ricordo gli ultimi tiri, gli ultimi 2 o 3 tiri che strapiombava veramente tanto. C'era un pezzo, mi ricordo, su un tetto orizzontale così, io appeso a un friend del 5 che ballava, buio totale ed eravamo lì 900 metri sopra la terra. Non si vedeva veramente nulla se non quei 2 metri di frontale. Beh, forse per quello che non faceva tanta paura, perché non vedevi sì, non faceva paura per quello. Ne abbiamo 17, siamo in cima al Mariposa! Ombre! Fatta la via! Non ne abbiamo 17. Oh, ne abbiamo 17. 17 luna. Pensavo 15. Ci abbiamo messo 18-19 ore di fila. E poi, piena notte, arriviamo in cima, c'era la neve effettivamente. Quindi eravamo in cima, la parete cambiava drasticamente pendenza, era ormai piatta. E abbiamo risalito un po' tutta sta parte facile per tot tempo, non mi ricordo. E abbiamo trovato un bivacco fighissimo, perfetto, sì. Proprio in cima. Noi ci siamo proprio slegati, tranquillissimi, non c'erano pericoli, era tranquillissimo. Però ricordo un ricordo che ho, che non mi è mai più successo, perché comunque la parete era sempre un po' bagnata, quindi le mani, anche volendo, finivano tirando le corde nell'acqua, poi erano sempre queste mani bagnate e alla fine ricordo che tutte e due avevamo queste mani gonfie, ma gonfissime, non mi è mai più ricapitato, che non riuscivamo neanche più, cioè il giorno dopo facevamo fatica ad aprire le bottiglie, erano queste mani gonfissime, non so se è dovuto dall'acqua mista al granito, alla polvere di granito, non so, alla stanchezza, no? Queste mani gonfissime. Il problema è anche che fare le doppie il giorno, esatto, dopo era stato. Avevamo davanti ancora 30 corde doppie almeno, e poi il ritorno pagaiando con la canoa, quindi era solo l'inizio. Luchino,
Hai qualcosa da dire? Aspetta, solo questo. Vetta fu, e ora scendiamo. Appena si è schiarito un po', non mi ricordo chi dei due è entrato per primo in acqua, sicuramente nessuno voleva essere il primo. No. Non mi ricordo. Ed è stato proprio quel momento che noi in realtà temevamo, comunque abbiamo iniziato a immaginarcelo da mesi e mesi prima. Appunto non conoscendo un po' quel tipo di... quell'ambiente, quello dell'acqua. Era la cosa che ci preoccupava di più. Perché poi ovviamente il fiume aveva dei punti molto tranquilli e dei punti dove c'erano proprio delle rapide. C'erano diverse deviazioni, appunto un torrente enorme, largo a volte centinaia di metri. Ah sì, dovevamo prendere le deviazioni giuste. A volte c'erano dei bivi che... ci eravamo memorizzati, cioè nel senso uno magari finiva con una cascata, uno semplicemente continuava così. Ovviamente dovevamo evitare di trovarci all'ultimo davanti a una cascata. Non so se è stato la fortuna dei principianti o siamo stati bravi noi, probabilmente una combinazione delle due, è andato tutto bene. Mi ricordo questa giornata più scendevamo, più il fiume si ingrossava, quindi diventava sempre più facile, eravamo rilassati. In realtà mi ricordo, giriamo una curva, dal nulla la corrente inizia a aumentare, di nuovo rapide, noi ci entriamo dentro, sappiamo a quel punto. Gli alberi. Il problema è che di colpo ci siamo trovati nella corrente forte, acqua bianca. Wow! Tutto bene? E quello di fatto è stato il momento sicuramente sì. Più pericoloso e anche più imprevisto, ci ha proprio colto alla sprovvista. Poi siamo arrivati al lago e da lì abbiamo fatto penso un altro chilometro sul lago e siamo arrivati a quello che era improvvisamente il molo turistico, con tutte le persone che ci guardavano. Un contrasto in pochi istanti incredibile, dall'essere stati da soli, aver scalato una parete assurda come non avevamo mai visto, isolamento totale, letteralmente sopravvivenza per giorni, di colpo siamo ritornati in paese, mi ricordo siamo andati al ristorante così, sì. E sembrava una roba... Due pizze, prendiamo due pizze, dobbiamo mangiare, siamo stati male. Noi siamo andati in due e c'è sempre stato il dibattito tra andiamo in due o andiamo in tre. In un posto del genere, allora, se vai... in tre, sotto un certo punto di vista, sei più sicuro, perché lì non esiste né soccorso né niente. Cioè, una caviglia rotta in quel posto lì, in alcuni giorni sei proprio fregato, anche solo per una caviglia rotta. Però, sotto un altro punto di vista, sei molto più veloce, più efficace, perché hai meno carico, hai meno peso, meno bagagli. Quando scali sei molto più veloce. E essere veloci in un posto del genere è più sicuro. Non lo sapevamo, ma è stata la decisione migliore di sicuro. Però il motivo è che non abbiamo amici e siamo andati in due.